Salve a tutti e benvenuti su Chris Tech. Quest'oggi torniamo a parlare del tablet Teclast X98 nella versione Air 3G doppio sistema operativo, ovvero Android e Windows. E in questo video vi parlerò delle specifiche tecniche e delle mie opinioni. Già precedentemente ho pubblicato il video dell'unboxing che vi metterò qui e il video del test gameplay che vi metterò qui, che vi consiglio di vedere anche perché se siete interessati a questo prodotto è d'obbligo curiosare sulla potenza effettiva del processore e della scheda grafica. Ma torniamo a noi e iniziamo con un piccolo riepilogo dei componenti e dei materiali usati per comporre questo Teclast X98. Partiamo dal peso, che a parer mio è molto contenuto. Infatti questo tablet pesa poco più di 500 grammi, composto da un telaio ed una cover in alluminio, mentre sul lato superiore le fotocamere sono racchiuse in una piccola copertura di plastica, facile da rimuovere in caso di sostituzione di alcuni componenti interni. La cornice, completamente in alluminio, presenta una scanalatura tutto intorno ai bordi, rendendo più assottigliati ed eleganti i lineamenti. In basso troviamo i due altoparlanti, non proprio di alta qualità, che sono ben nascosti fra i forellini della cover, mentre sugli altri lati troviamo i tasti di spegnimento e accensione ed i bilancieri del volume. A seguire poi c'è l'entrata per la scheda SD, espandibile fino a 64 GB, e l'ingresso della SIM card. In basso invece abbiamo l'entrata micro USB, il jack delle cuffie da 3.5, il microfono e l'entrata HDMI micro. Dato che questo Teclast è veramente molto molto simile all'iPad Air, e come già avevo anticipato nel video precedente dove faccio presente che ho un iPad Air e farò una comparazione dei due prodotti insieme, come avevo già accennato nel video precedente, metterò a confronto i due dispositivi per osservare l'effettiva uguaglianza. Come possiamo notare, questi ultimi si assomigliano molto, sia per la grandezza del display che per le dimensioni generali che per lo spessore. Inoltre, i materiali sono quasi identici, cambia solo la protezione dello schermo dell'iPad Air, che è costituito da vetro, e lo rende anche, in questo caso, più pesante del rivale. Inoltre, il Teclast X98 non presenta pulsanti né fisici né touch sulle superfici anteriori, mentre l'iPad presenta il classico tastierino rotondo. Anche i tasti e le fotocamere sono disposti in modo ben diverso. Se proviamo ad inserire il Teclast X98 nella custodia dell'iPad Air, vi confesso che entra alla perfezione, ma non potrebbe comunque essere utilizzato in quanto i tasti e tutto il resto non combacia. Ma adesso ritorniamo a noi e continuiamo a parlare del Teclast X98. Per quanto riguarda la fotocamera, quella anteriore è di 2 megapixel, mentre quella posteriore è di 5 megapixel. Lo schermo da 10 LoDe misura 9.7 pollici ed ha una risoluzione di 2048x1536 con un display IPS, capace di supportare fino a 10 tocchi contemporaneamente. Il processore non è da meno, un Intel Quad Core a 64 bit, modello Z3736F, con frequenza a 2.16 GHz, che riesce a gestire più applicazioni e contenuti contemporaneamente, senza alcun tipo di lag o crash. La RAM è di 2 GB, mentre la memoria interna è di 64 GB. Nella versione Dual OS, il Teclast X98 ci viene fornito con Android in versione Lollipop, mentre per Windows ci viene fornito Windows 10 ufficiale, senza false licenze o programmini craccati. E questo è un fattore molto molto importante, perché ci ritroveremo un sistema pulito e senza problematiche di antivirus che rivelano programmini che sono serviti per far funzionare Windows. Per non parlare poi degli aggiornamenti, che sono completamente automatici, infatti sono stati molto molto semplici da installare. Un consiglio che vi do è di andare proprio nelle impostazioni della lingua e scaricare il pacchetto della lingua italiana. La scheda grafica invece è una Intel HD Graphic Gen 7, che si comporta molto bene nell'interfaccia Android. Infatti riesce tranquillamente a far girare giochi complessi, come abbiamo già visto nel test di Real Racing 3. Mentre nella versione Windows, non so se è stata una scoperta o una delusione, alcuni giochi girano molto bene, ma solo se i frame sono bassi. Quindi impostando le qualità al minimo e la risoluzione a 720, ovvero in HD Ready, riusciamo a giocare abbastanza bene. Non so voi, ma io avrei desiderato almeno giocare con qualità medie, giusto per godermi una grafica spettacolare su uno schermo effettivamente spettacolare. Mi sorprende invece l'assenza del surriscaldamento di questo dispositivo, che nonostante abbia giocato 2 ore di fila a Real Racing e altri giochi, il dispositivo ha raggiunto solo una temperatura massima di 55 gradi, il che è veramente eccezionale, mentre con un uso multimediale
Si contiene una temperatura tra i 35 e i 46 gradi. Con un uso leggero, svagando sui social e i vari siti internet, la temperatura è quasi fissa sui 32 gradi. Insomma, sono risultati abbastanza soddisfacenti, se solo pensiamo che questo Teclast X98 non ha né ventole per il surriscaldamento, quindi il raffreddamento, e misura solo 8 mm di spessore. Sarà il telaio in alluminio? La batteria è stata un'altra bella scoperta a seguito della temperatura misurata. Infatti, abbiamo una batteria da 8500 mAh lithium che nell'uso normale riesce a resistere fino a 7 ore a schermo attivo. Con un uso multimediale invece, calcoliamo film, streaming, musica, audio, video, la batteria dura circa 4-5 ore. Ed infine con un uso intenso, ovvero gaming, la batteria riesce a resistere fino a un massimo di 3 ore. Non male, vero? Ora parliamo di connessioni. Oltre alla potenza del wifi che è nella media, anche il Bluetooth e il GPS si comportano molto bene. Mentre la linea telefonica è supportata da tutti gli operatori presenti in Italia, ovvero sia TIM, Wind, Vodafone e Tre sono benissimamente supportate. Quindi non avremo problemi di codici IMEI come è già successo per alcuni dispositivi cinesi, dove magari la linea 3 specialmente non veniva assolutamente letta e si doveva apportare una modifica per andare ad inserire un email valido. Il segnale è abbastanza forte sia in 2G che in 3G. Purtroppo non c'è il 4G LTE. Pensate a quanti vantaggi avere un tablet che ha sia Android che Windows. Portarlo fuori casa, ovvero magari se usciamo o andiamo in vacanza, avere la SIM dentro che si connette ad internet, quindi avere due dispositivi, anzi tre dispositivi contemporaneamente su internet senza negarci alcun privilegio. È un fattore molto positivo. In sintesi, se dovessi consigliare questo ibrido a tutti gli effetti, lo consiglierei a coloro che si accontentano di tutto, ma in modo superficiale, ovvero ponendosi alcuni limiti. Cosa intendo dicendo ciò? Intendo che se state cercando soltanto un Windows dalla grandezza di 9,7 pollici, io vi consiglio allora di andare a vedere uno dei miei unboxing o test gaming, che vi metto qui, del Cube i7 Stylus, che ho presentato ma ancora devo recensire per mancanza di tempo. Se cercate invece soltanto il sistema Android, allora non prendete la versione del Teclast X98 in Dual OS. C'è anche la versione semplice, soltanto con Android, e costa anche circa 30-40 euro in meno. Se cercate un tablet invece che vi faccia giocare, quindi per gaming, sappiate che non è che non potete giocare, potete tranquillamente giocare, solo che dovete ridurre a minimo tutti i dettagli. Se invece cercate un po' di tutto, usufruendo sia della comodità di un sistema Android fluido, avendo a disposizione le nostre app preferite come WhatsApp, Facebook, o magari il GPS con il navigatore, oppure meglio ancora, la SIM all'interno per ricevere e trasferire chiamate, e allo stesso tempo avete anche un sistema Windows 10 col quale usare i nostri programmi di lavoro, come ad esempio Microsoft Office oppure Photoshop, allora vi dico una sola parola: compratelo e fatelo in fretta, anche perché ultimamente avrei voluto acquistarne un altro, ma i tempi di spedizione sono diventati veramente inaccettabili. Detto tutto quello che c'era da dire, vi lascio con i miei pro e i contro su questo Teclast X98. Per quanto riguarda i pro, c'è da dire che la batteria è veramente ottima. Il display è eccezionale, ha una risoluzione veramente molto alta ed i colori sono veramente molto molto saturi. Molto comodo il Dual-OS che è switchabile in poco tempo. Un'altra cosa molto positiva è il fatto che finalmente non mi stiono più le mani con i soliti tablet che surriscaldano veramente tanto. Ottima anche la predisposizione della memoria che è disposta in 40 GB per il sistema Windows, 20 GB per il sistema Android, mentre la SD, che in questo caso può essere inserita anche una SD da 64 giga, viene condivisa su entrambi i sistemi operativi. Ultima nota positiva sono i materiali col quale è stato creato questo Teclast X98, che sono veramente fatti bene. Come contro, invece, abbiamo un audio che è un po' debole, in più non solo è debole, ma è anche appiattito molto molto bene dietro alla back cover del dispositivo, quindi quando va
ad appoggiarsi su un piano, il tablet veramente non si sente quasi nulla. L'entrata OTG è la stessa micro USB dove va a caricarsi anche il tablet. Ovviamente quando mettiamo il tablet sotto carica non possiamo più usare il cavetto OTG per collegare magari mouse, tastiera o una chiavetta USB. 2 GB di RAM sono un po' pochi, secondo me se avrebbero messo anche 3 GB avrebbe già supportato i giochi in maniera un po' diversa. Da Chris Tech è tutto, se il video vi è piaciuto condividetelo e lasciate un like. Noi ci rivediamo al prossimo video sperando di fare la recensione anche per il Cube i7 Stylus. Un saluto a tutti.